Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Vediamo insieme questo video dove farò dei panini all'olio, olio e latte. Seguitemi. Allora, questi sono gli ingredienti, le due farine messe insieme, i licoli, latte, olio, ho messo una punta di malto, difficile pesarlo il malto, e il sale. Allora, vado subito in planetaria a sciogliere, i licoli con il latte che ho appena stiepidito, ma proprio pochino, non caldo, insomma, stava in frigo quindi l'ho stiepidito un pochino. Ci metto anche il malto, lo faccio girare con la foglia per far sciogliere il lievito. Poi ci butto subito la farina e faccio girare, giro con la foglia e metto l'acqua, non tutte insieme, in questo modo piano piano, così mi regolo anche della dose, per la dose. Ok, continuo a girare. Vedete, l'ultima dose di acqua la metto proprio un pochino per volta. Faccio amalgamare bene. Questo perché a seconda delle farine, non assorbono allo stesso modo. Qui ho messo il sale, e quindi possiamo così regolarci. Ora inizio a mettere l'olio, l'ho messo in questo contenitore così lo posso metterlo più facilmente a filo. Lo metto piano piano, un po' come si fa col burro quando facciamo i grandi lievitati. E così facciamo con l'olio, lo mettiamo goccia a goccia, un pochino a filo, aspettiamo che lo assorbe e mettiamo l'altro. Mi controllo anche la consistenza. Allora, stacco dalla foglia. Scusatemi, ho la voce un po' rauca oggi con questo tempo. Pensate che stiamo a metà maggio, oltre metà maggio. E è tornato il freddo praticamente, quindi prendiamo, se non ci copriamo bene, ci eravamo già spogliati. Allora, qui avete visto che ho messo il gancio a questo punto. Continuo a mettere olio. Allora, l'olio io qui dentro questo contenitore ne avevo messo di più. Poi alla fine ho calcolato e ne ho messo 40 grammi. E ne ho lasciato anche un pochino per mettere dentro la ciotola. Faccio girare ancora un pochino e poi tolgo tutto. Provo a mettere ancora un po' d'olio. Vedete, ne avevo messo di più, quindi mi avanza, poi controllo la dose e comunque ho scritto la dose giusta. Scusatemi, vabbè, oggi sto così con la voce. Abbiate pazienza. Allora, ho preparato la ciotola. Ecco qua, qui ho fatto qualche taglio. Direi che è quasi pronto. Anche se non incorda proprio alla perfezione, poi faremo delle pieghe dentro la ciotola. Ok. Allora, ecco qua la ciotola, ci metto un bel po' d'olio e poi ci verso l'impasto che ho tolto dalla planetaria con il tarocco. Anche se non è incordato perfettamente, non importa perché adesso faremo due giri di pieghe in ciotola in questo modo. Ecco qua. E metto ancora un po' d'olio, tanto se le assorbe. Bene. Se siete riusciti a mettere più olio mentre
portavate l'impasto di incordatura, va bene, altrimenti ecco, glielo fate assorbire piano piano dentro la ciotola. Adesso copro, lascio 30 minuti, ma anche 40 è lo stesso, non è che cambia la ricetta se lo lasciamo più tempo. Dopodiché faccio quest'altro giretto di pieghe. Ok, adesso questo impasto va coperto e lasciato a lievitare 5-6 ore. Quindi o iniziate la mattina presto, insomma la mattina, a fare questo impasto, oppure come ho fatto io nel pomeriggio. Però poi sono andata a finire la sera e ho dovuto mettere in frigo perché non c'era il tempo, non avevo il tempo di fare questi panini, quindi ho infilato in frigo. L'ho tirato fuori stamattina presto e l'ho tenuto un'ora, ma anche un'ora e mezza, 2 ore, per farlo ambientare, riportare a temperatura ambiente. Ok. Questo, insomma, valutate voi, ecco, perché se iniziate la mattina ce la fate in giornata, i panini li fate la sera. Allora, lo allargo un pochino così e faccio adesso i tagli. Per fare le pezzature dei panini. Taglio per lungo, prendo un tarocco più adeguato, ecco, questo taglia meglio. E vediamo, adesso penso che li farò presso a poco di 100 grammi. Adesso 100 grammi o 95, insomma, non è che ci cambia la vita. Cerco di tagliare bene oppure vado ad aggiustare il peso con dei pezzettini. Però, insomma, se li vogliamo tutti uguali, dobbiamo fare 100 grammi precisi. Li ho pesati, come avete visto. E adesso li arrotondo, faccio come dire, la prima formatura, diciamo, perché poi andremo a formarli dopo. Faccio delle palline così rotonde per adesso. Ho piegato i lembi, come si fa con le pizze, diciamo. Le arrotondo un pochino. Ecco qua, in questo modo. Avvicino un pochino per farvi vedere meglio, eh? Ok, poi se li volete rotondi lasciateli così, ma io voglio fare dei panini un po' lunghi, quindi adesso li farò prima rotondi. E questa è la prima pezzatura. Adesso vi faccio vedere. Ok, li lascio direttamente sulla pietra, poi li copro, eh. Ok, io li finisco. Ce ne sono venuti 8 panini. Poi se volete una dose maggiore raddoppiate oppure dividete questa dose a metà e fate la ricetta più la mezza dose. Io preferisco sempre non farne tanti perché poi comunque il giorno dopo non sono più come appena sfornati, eh? Sì, si mantengono, però è un'altra cosa, insomma, mangiare il pane mangiato fresco è tutta un'altra cosa. Allora, li lascio qua sopra, ci metto un po' di semola e li copro con un telo così, quindi li lascio un pochino a rilassare. Un'oretta direi, naturalmente dipende sempre dalla temperatura. Dopo passato il tempo, ecco qua, vado subito a formare in questo modo. Li arrotolo praticamente, farò dei paninetti lunghi. Ok, li chiudo bene, pirlo anche un pochino se riesco. Vediamo, questo è il primo e li adagio su carta forno sulla placca già.
Allora, aspettate che avvicino. Sapete che non ho un cameraman che faccio tutto da sola, quindi aggiusto un pochino bene per la ripresa. Ok, l'ho anche girato, avete visto? L'ho rigirato il panetto, eh? Scusatemi. Ok. Piego, avete visto? Piego piano piano, poi piego l'altro pezzo in sotto e ecco qua, viene un bel paninetto così, eh? Ok, e continuo. Questi adesso dovranno ancora lievitare, ma non molto, perché già hanno fatto una prima lievitazione e quindi penso con 2 ore, massimo 2 ore, si possono infornare. Scusatemi le unghie, però è un po' di tempo che mi vedete con il gel perché ho una nipotina che sta imparando a fare le unghie. Adesso studia, però ha preso questa passione delle unghie e che faccio? Gli dico di no, quindi me le faccio fare. Ecco, ok. Ho accelerato un pochino per non annoiarvi. Ed eccoli qua. Adesso ho messo sopra un po' di semola, sia sopra che sotto, e poi li copro con la pellicola o se volete anche con un telo. Quando sono pronti. Nel frattempo ho acceso il forno a 200 gradi, ma anche a 180 perché dipende molto dal forno che avete. Io li avevo già fatti a 180, però poi adesso ho visto che 200 va bene. Spennello con un tuorlo e latte, li ho spennellati per benino e vado ad infornare. Forno a 200 gradi con vapore, ho dato 2 spruzzi di vapore all'inizio in automatico il mio forno per all'incirca 30-40-35 minuti, insomma, regolatevi naturalmente con il vostro forno. Come vedete, si sono subito gonfiati. Quindi è importante dare quei spruzzi di vapore all'inizio, eh? Ed eccoli qua. Non vanno cotti tantissimo, tantissimo, devono rimanere comunque un pochino morbidi. Io direi che sono venuti bene, no? Che ne dite? Adesso vediamo un attimo anche il dentro. Vedete, sono morbidi, però sopra sono croccanti. Ok, va bene, tagliamone uno così vediamo anche l'interno. Eccolo qua. Beh, io direi che è bello, molto bello. Bene, amici, vi ringrazio della visione, vi invito a fare questi panini, sono molto semplici come avete visto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!